Matteo ha iniziato a 8 anni, ora ne ha 17 e per lui esistono solo le canzoni d'amore. Tu a 17 anni che ne sai dell'amore? È la cosa più bella che c'è, l'amore. Non penso che i ragazzini come me vogliono, diciamo, la malavita, perché, diciamo, è più bello l'amore, cantare l'amore. Fatti mamma, sono mille copertine, non posso niente. I miei genitori che mi hanno imparato tantissime cose, sacrifici, educazione, rispetto, tante cose. Infatti quando non vado a cantare vado, diciamo, a dare una mano alla mia famiglia. Ok, vabbè. Vengono dal lavoro nella panineria di famiglia, nel quartiere San Cristoforo a Catania, i soldi che sono serviti per lanciare la carriera di Matteo, che ora è sempre impegnato in feste private e concerti in tutto il sud Italia. È mai preoccupato di quello che è l'ambiente comunque? Io sì. Tantissimo, perché in un mondo neomelodico ha tante sfaccettature, che specialmente per un bambino di 16 anni, infatti io non lo lascio mai, io lo seguo sempre al 100%, perché tante cose non vanno bene come dovrebbero andare. C'è stato, ti dico la verità, 2 anni fa un momento di calo in cui ci siamo fatti la domanda: ma cantare l'amore non piace più? Perché vedevo che tanti testi che parlavano dei problemi, di malavita, andavano fortissimo, e con la canzone di Matteo invece pensavo che non piacevano più. Però poi alla lunga si è ripartita alla grande.